Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Emanuele e bentornati qui come sempre sul mio canale. Oggi torniamo con una nuova applicazione alternativa a Facebook. Dopo le prime due che vi ho mostrato, ovvero Metal Pro e Friendly, che vi sono piaciuti tanto quei video, quindi sto portando avanti questa miniserie delle app alternative a Facebook, all'app ufficiale che come sapete è davvero pessima, sia per quanto riguarda i consumi, perché gira inutilmente in background anche a nostra insaputa e anche se noi la blocchiamo, lei continua ad attivarsi in background e a consumare RAM e anche batterie, ovviamente, e sia per quanto riguarda lo spazio occupato in memoria, sia interna sia della SD, dipende dove l'avete voi installata, perché davvero può superare gli 600-700 MB, arrivare quasi al gigabyte con tutta la cache inclusa. Insomma, davvero pessima. Quindi, in questa miniserie che sto portando avanti, vi faccio vedere quali sono le migliori alternative. Oggi vediamo Maki Lite, quindi la versione gratuita. C'è anche una versione pro che comunque vi permette di rimuovere la pubblicità, di gestire qualche tema in più, insomma, non tantissime funzioni, infatti sono 79 centesimi. Vi consiglio di andare a provare direttamente la versione gratuita. E quando apriamo Maki Lite, si presenta ovviamente il newsfeed, cioè la possibilità di vedere gli aggiornamenti di stato dei nostri amici, le foto, i video, insomma tutto quello che vediamo solitamente quando apriamo Facebook. Qui sotto abbiamo la barra degli strumenti, oltre al newsfeed possiamo andare a vedere gli amici, trovare amici, aggiungerli, cercarli, eccetera, eccetera. Le notifiche classiche di Facebook, poi abbiamo la possibilità di vedere anche il menu delle preferenze, opzioni o impostazioni, chiamatelo come volete, dove possiamo vedere il nostro profilo, le nostre pagine, e qui in questo caso prendo la palla al balzo e vi invito a iscrivervi alla mia pagina Facebook, sempre aggiornata riguardo alle news della tecnologia, oltre ovviamente ai caricamenti sul mio canale YouTube e quant'altro, quindi vi invito ad iscrivervi alla mia pagina. Inoltre, nel menu delle impostazioni possiamo andare a vedere tutte le altre pagine in cui siamo iscritti o comunque gestiamo, i nostri gruppi, le applicazioni che abbiamo, che utilizziamo su Facebook, gli amici più stretti e quant'altro, oltre alle classiche impostazioni di privacy, registro attività, eccetera, eccetera, insomma, cose che già sappiamo di Facebook. Qui sotto, in basso a destra, vedete un pulsantino flottante che vi permette di andare a inserire rapidamente un aggiornamento di stato, oppure una foto o anche il check-in, ovvero la possibilità di inserire dove siete in questo momento, quindi tramite la localizzazione, e questo è molto utile perché cliccando qui da una qualsiasi schermata dell'applicazione potete rapidamente mettere uno stato e quindi non avete la necessità di tornare indietro, tornare alla home e inserire quello che volete tramite il campo di ricerca. Qui sopra invece abbiamo altre tre icone. La prima vi permette in modo molto classico di andare a fare una ricerca su Facebook. La seconda invece è una funzione fondamentale in questa tipologia di applicazioni che manca purtroppo nell'app ufficiale di Facebook e per questo è anche molto odiata, ovvero Messenger, la possibilità di mandare messaggi ai vostri contatti senza nessun tipo di problema, senza aver bisogno di altre applicazioni esterne come nel caso di Facebook con Messenger, e potete scrivere un nuovo messaggio, creare un nuovo gruppo, cercare tra i messaggi, insomma, qualsiasi cosa in totale libertà. Qui sopra abbiamo la possibilità anche di vedere gli amici che sono attivi in questo momento e di aggiornare la lista dei messaggi. Successivamente, come ultima icona, abbiamo quella delle impostazioni dell'app, la possibilità di tornare in alto, di condividere una specifica pagina, di aggiungere la pagina in cui siamo in questo momento alla nostra schermata home dello smartphone per accedervi in modo rapido, la possibilità di gestire le nostre pagine preferite, quindi riguardo a determinati video che vogliamo salvare, link, eccetera, eccetera, e poi anche quella di accedere a Twitter, perché Maki Lite vi permette anche di utilizzare Twitter nella stessa app con Facebook e Twitter, quindi avete un po' tutto integrato. E comunque in questo video ci focalizziamo ovviamente su Facebook. Inoltre, avete la possibilità di accedere alle impostazioni, potete gestire le notifiche, se utilizzare una quick bar qui sopra nella barra delle notifiche, classiche notifiche di Facebook, le notifiche di messaggi che attivo in questo momento perché non ce l'avevo attivate, gestire il sonoro,
di qualsiasi cosa, sia delle notifiche di Facebook che dei messaggi, sia attivare le notifiche, la vibrazione, insomma davvero si può fare qualsiasi cosa. Abbiamo anche la possibilità di inserire una password per bloccare, diciamo, il nostro account, insomma, per non farvi accedere nessuno nel caso in cui qualcuno prende in mano il nostro telefono, abilitare la località, quindi la localizzazione sempre attiva, e decidere anche di avviare Twitter prima di Facebook quando accediamo all'applicazione. Possiamo anche personalizzare Maki tramite i classici temi, davvero ci sono tantissime impostazioni. Abbiamo il tema classico di Maki, oppure possiamo mettere il tema Facebook Dark. Come vedete, se noi torniamo indietro, anzi credo che si imposti quando noi apriamo l'applicazione. Ok, è andato perfetto, abbiamo praticamente la versione nera, dark, insomma notturna, dell'app, che comunque non mi fa impazzire, quindi torniamo al tema classico. Ok, mettiamo tema Facebook normale, e poi possiamo anche acquistare altri temi grazie alla versione Pro, e disabilitare le immagini per consumare meno connessione dati. Ci sono davvero tantissime impostazioni, perché se stiamo qui a vederle tutte si fa notte, appunto. Secondo me Maki Lite è la migliore applicazione alternativa a Facebook, migliore delle altre che abbiamo anche visto, perché davvero funziona molto molto bene, ci sono tantissime opzioni come abbiamo visto, quindi vi consiglio di provarla e di scaricarla. Bene ragazzi, questo video finisce qui, io spero che vi sia piaciuto. Se vi piace questa miniserie, possiamo andare alla ricerca anche di altre app alternative a Facebook e andiamo a fare un quadro generale. Lasciate un bel like, iscrivetevi al canale per restare sempre sintonizzati e seguitemi anche sui social network, i link li trovate tutti in descrizione. Per questo video è tutto, ci sentiamo alla prossima. Da Emanuele un saluto.